lungo la costa del Maine in America ci dedicano alla piaga delle aragoste. Nei Portland le aragoste vengono selezionate e imballate per la spedizione. Questi crostacei non sono soltanto un prodotto del mare, ma anche di attente cure scientifiche. Queste cure sono in fondo la garanzia che le aragoste non mancheranno mai, che ce ne saranno sempre abbastanza da mettere sotto ghiaccio e da spedire un po' dappertutto. 9 milioni di chili in una buona annata, cioè oltre 20.000 chili al giorno. Al vivaio di stato di Booth Bay Harbor giungono le aragoste femmina, cariche di uova, catturate nelle acque del Maine. Qui, a suo tempo, dalle uova nasceranno silenziosamente a decine di migliaia le piccole minuscole e indifese. Comincia così il ciclo vitale che per le nuove venute significa da principio un mondo di tubi di gomma e di termometri. Le aragostine rimangono qui 15 giorni, al sicuro dai pericoli del mare aperto. Ben nutrite e curate, cambiano il guscio 4 volte ed ogni volta crescono un po' prima che il nuovo guscio si indurisca. Alla fine, l'aragosta, ancora piccola ma perfettamente formata, è pronta a affrontare il mare, dove rimarrà per 6 anni, fino cioè alla maturità. Forza dell'industria dell'aragosta, ma nei piccoli centri disseminati lungo la costa e nei 5.000 pescatori che vi abitano. Questa è la loro storia, la storia degli uomini e delle donne che vivono sulla costa del Maine in paesi come questo. Qui abitano 175 persone, in case costruite fra le rocce e in mezzo alla sabbia, sempre risonanti del fragor dell'oceano e del grido dei gabbiani. La vita di queste famiglie dipende unicamente dalle aragoste. Nel paese ci sono 55 pescatori, cioè tutti gli uomini, meno il proprietario dell'unico negozio. Costoro, come i loro padri e i loro nonni, pescano soltanto aragoste. Gli uomini salpano ogni giorno col buono e il cattivo tempo per ispezionare le trappole. La pesca quotidiana viene poi venduta sia d'estate che d'inverno al grossista locale. Per proteggere la produzione delle aragoste, queste vengono selezionate secondo la grandezza prima di essere caricate sull'autocarro. Gli ispettori costieri, funzionari del Dipartimento della Pesca, che è un organo del governo statale, hanno il compito di assicurarsi che non vengano immesse nel mercato aragoste immature o fattrici. Le aragoste non adatte alla vendita vengono rimesse in mare. Qualche volta la giornata di lavoro è buona, qualche volta no, ma in ogni caso non è una vita facile. Anche i ragazzi, quando non hanno scuola, vanno a pesca di aragoste. Eccone uno, Dwayne L. Bartlett, col suo bottino. Anche lui probabilmente farà il pescatore da grande, anche se oggi l'abitudine di seguire il mestiere del padre non è più diffusa come un tempo. Ma Dwayne ama il senso di indipendenza di questo mestiere. Suo padre si stabilisce da sé l'orario di lavoro e non ha superiori. Se un giorno preferisce restare a terra a preparare trappole nuove o ad aggiustare quelle vecchie, è libero di farlo. Col suo lavoro Bernard Bartlett se la cava bene. Si è costruito un nuovo pontile e una casa nuova, una bella e comoda casa per tutti i suoi.
Sua moglie sa quanto egli ami quel lavoro, quanto sia attaccato al senso di libertà che gliene deriva. Anche Dwinell conoscerà la vita libera del pescatore. Per suo fratello maggiore la cosa è diversa. Gerald non vuol fare il pescatore, ma anche lui avrà la sua libertà, quella di scegliersi il mestiere che vuole. Quando c'è del lavoro sul pontile, tocca quasi sempre a Dwinell. Chi lavora in proprio ha sempre qualcosa da fare. I pescatori si costruiscono le trappole con le loro mani, scegliendosi il legno con cura e applicando tutta la loro esperienza. I gavitelli di cedro segnalano la posizione delle trappole e sono dipinti a colori diversi a seconda dei proprietari. Il lavoro non manca certo, rimane qualcosa da fare per il giorno dopo. Una volta alla settimana i pescatori si riuniscono nella sala da ballo del paese e dimenticano le fatiche quotidiane nelle antiche danze tradizionali. Prima dell'alba i pescatori sono di nuovo in mare, al lavoro intorno alle trappole. Non c'è nulla al mondo che possa tenerli a lungo lontani dal mare. Gli uomini sono già al lavoro da parecchie ore quando il paese si sveglia. Cominciano le faccende di ogni giorno. La moglie di Bernard Bartlett rassetta la casa, mentre Nancy si avvia a scuola attraverso i campi. Anche i ragazzi Bartlett vanno alla scuola media, in città. La scuola elementare del paese ha 20 alunni, tutti figli di pescatori. Fra questi bambini non saranno molti quelli che andranno a vivere lontano dal mare. Nell'unica aula si svolgono i corsi dalla prima alla sesta elementare. Mezzogiorno si avvicina. Le donne hanno fatto la spesa nell'unico negozio che serve anche da ufficio postale. Giù al porto, in fondo alla strada principale, alcuni uomini lavorano in silenzio, mentre i bambini più piccoli giocano al sole. I pescatori che non posseggono un pontile proprio si costruiscono le trappole e gli attrezzi qui, nell'officina comune. E chi è ormai troppo vecchio per manovrare una barca in mare, trova anche a terra un lavoro da pescatore, magari a sagomare i punteruoli che si adoperano per immobilizzare le chele delle aragoste. Da un pezzo di legno nasce una barchetta per i più piccini e quest'ora del giorno appartiene proprio ai più piccini.
Nella seconda metà del pomeriggio le donne cominciano ad aspettare il ritorno degli uomini dal mare e dei bambini dalla scuola. Poi gli uomini si riuniscono nel negozio, dove raccontano le ultime notizie e parlano della pesca della giornata. I pescatori amano il loro lavoro e si interessano di quello dei compagni. In fondo, sentono di avere un destino comune. Può succedere ogni tanto che una barca sia danneggiata o addirittura distrutta. Se appartiene a un pescatore povero, gli altri fanno una colletta per aiutarlo. E questo spirito di cameratismo è la maggior ricchezza che un uomo possa avere. Finita la giornata di lavoro, Bernard Bartlett può finalmente riposarsi e fare magari una partita con gli amici. La domenica non è molto diversa dagli altri giorni, forse è un po' più silenziosa. Il sacerdote che fa il giro di tutta la costa approda nel porticciuolo. Allora uomini e donne si recano in chiesa. I pescatori e le loro famiglie compiono così il loro dovere religioso. La notte, quando i pescatori dormono e le barche se ne stanno all'ancora, le trappole continuano a lavorare, trattenute sul fondo del mare da un peso. Le aragoste si muovono con la marea in cerca di cibo e si avvicinano all'esca. Un istante di esitazione, poi l'aragosta si introduce nel corridoio ed è in trappola. La notte è ancora fonda quando Bernard Bartlett esce di casa per andare al lavoro. Tutto intorno al porto, i pescatori sciolgono le scialuppe e remano fino alle barche all'ancora più a largo. È la prima luce dell'alba. Estivi, le aragoste si trovano nelle acque più calde, accanto alla terra. D'inverno, i pescatori sistemano le loro trappole nelle correnti calde, a 4 o 5 miglia dalla riva. Il pescatore deve continuamente lottare col mare, e da questa lotta nasce l'amore che gli porta. Le correnti, mutevoli e traditrici, richiedono grande abilità e coordinazione. L'esame di un centinaio di trappole al giorno è un lavoro faticoso, pericoloso e spesso demoralizzante. Talvolta qualche pesce mangia l'esca nelle trappole,
occorre allora rimettercela, mentre delle bottiglie tengono le corde a posto nella corrente. I pescatori riconoscono le trappole dal colore dei gavitelli a cui sono legate. Le aragoste di una certa grandezza hanno chele poderose. Si introduce allora nelle giunture un piccolo punteruolo di legno che ne impedisce la chiusura. Al momento di tirare sulle trappole non si può non provare un senso di sospensione. E l'attimo in cui la trappola sta per sbucare dall'acqua è il più emozionante. Ci sarà una bella aragosta o sarà vuota? Verso la metà del pomeriggio i pescatori fanno vela per il porto. Sono acque familiari e anche nella nebbia più fitta il pescatore potrebbe guidare la barca dal rumore del vento o dall'odore dell'aria. A sera la barca rientra sana e salva in porto. La barca, che per questi pescatori è quasi un simbolo di libertà e di indipendenza. E una volta a terra, i pescatori tornano al paese, salda comunità di uomini liberi, forti di una mutua comprensione e di un mutuo rispetto.